Avete bisogno di crediti? Il link in descrizione vi porterà a un 7buy, sito affidabile, veloce ed economico. Scegliete il vostro ammontare di crediti, 200.000, 300.000, cliccate su buy, andate ad inserire il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Tutti qui i link in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player video di Jonathan Bamba nella sua versione Dots 92 di rating. Prima di iniziare questo video, vorrei che lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Secondo me questo Bamba è una buona carta, ma leggendo un po' una review su Footbin dice che è simile alla versione in forma. Ovviamente non basta una sola opinione per dire e per saperne di più sulla carta, quindi bisogna anche provarlo. Secondo me mantiene intatte le sue qualità nella velocità e nel dribbling. Va a migliorarsi il tiro, però va a non renderlo comunque un tiro davvero eccezionale. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepa.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Perché sì, il tiro è un pro, però è anche strano, perché in alcune situazioni... non segna, anche se gli basta fare un tocco semplice, un tiro a giro per poter segnare. Infatti per me è strano, perché segna molto, però se sbaglia qualcosina in più rispetto a quello che non dovrebbe sbagliare. Però ha comunque freddezza, 90, 91 in finalizzazione, 96 potenza tiro, quindi le qualità per segnare in aria ce l'ha e lui gol li fa. Se vedete 0-0 è perché l'ho provato in amichevoli, l'ho provato... 4 amichevoli, non mi ricordo, 5, 6, non mi ricordo. Voglio dirvi, le 5 di skill sono bellissime e sono un upgrade rispetto alla sua vecchia versione, perché era un 4-4, questo è un 5 di skill e 4 piede debole, e comunque sa skillare veramente benissimo. Secondo me velocità e dribbling sono le due qualità sfruttabili al massimo in questa carta. Poi c'è anche il passaggio, che non è male, il che lo rende un ottimo giocatore che può giocare anche come COC centrale o esterno. Onestamente parlando, vi consiglio più come COC esterno, perché sì, ha 4 di piede debole, va benissimo, però è veloce. Avere un giocatore così veloce sulla fascia, 99 in accelerazione e velocità scatto, ci servirà moltissimo. E quindi vi consiglio più un COC esterno, ma volendo può fare anche il COC centrale, la seconda punta, l'attaccante esterno. Può fare l'esterno? Secondo me sì. Ma ovviamente c'è da aumentargli la difesa, perché è la pecca che si sente quando fa l'esterno. Però grazie a Warcraft può giocare come esterno, alto in attacco e alto in difesa. La resistenza è 93, è interessante, però secondo me non è un pro. Onestamente parlando, avrei preferito qualcosa in più, perché è veramente veloce, lo sfrutteremo tantissimo per la sua velocità. Il colpo di testa 88 in salto, 85 scusatemi in precisione di testa. Non è perfettissimo, comunque poi se lo mettiamo esterno, quando andrà a colpire di testa? Raramente. Anche se mettiamo magari una tattica di entrare in area sui cross. Del dribbling c'è da dire anche l'89 reattività, che è buona, effettivamente parlando. Però è il valore più basso nel dribbling. Controlla anche benissimo la palla, non ha problemi nel skillare anche senza le skill. Che poi non si dice skillare, ma dribblare senza le skill. Come indice di unidabilità da 1 a 5 è un giocatore francese della Ligue 1, dell'OSC francese, che gioca in Francia. Però è esterno, quindi si può ibridare molto facilmente, magari con un terzino sinistro francese di un'altra lega, e poi ci mettiamo un Renato Sanchez e stiamo a posto, giusto per dirvi alcuni nomi per poter ibridare, oppure magari un Mbappé. Grazie al suo ruolo si ibrida molto bene, ma in generale proprio gli esterni, le ali, si ibridano bene e abbastanza facilmente. Gli do un 4-3.5. Come alternativa vi posso dire, magari nella Lega direi un Mbappé, nella sua versione Champions, non mi ricordo benissimo la carta, e in altre leghe c'è Chiesa, c'è Barnes, c'è Insigne, c'è Son, c'è Mane Special 93, quindi ci sono altre alternative. Come prezzo abbiamo un 480.000 crediti, è un bel prezzo elevato. Secondo me scenderà anche sotto i 400.000 crediti, volendo. Come stile intesa l'ho provato con cannoniere, perché l'ho comprato così. I top 3 chemistry step utilizzati secondo Footbin sono appunto cannoniere, predatore e base. Sì, cannoniere ci sta. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8+. È una buona carta, un buonissimo esterno che ho messo come attaccante. Secondo me può fare bene la fase d'esterno, però bisogna poi aumentargli, a parer mio, la difesa, un minimo di difesa. Oppure lasciargli anche un base, che...
è abbastanza equilibrato. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, una condivisione, che vi rispondo, vi ringrazio. Ciao belli.